testimoni. Appassionati del cartaceo, appassionati delle tecnologie, appassionati della cultura in generale. A me il tema più importantissimo è quello che noi dobbiamo togliere polvere dai nostri libri, che sì, e non è un tema di digitalizzazione o meno. Perché il libro, oggi come oggi, va perdendo il suo senso di valore della civiltà, e purtroppo non è determinante che questo si risolva. Il libro è, nella percezione comune, soprattutto dei ragazzi, è polvere, è noia, è barata. Allora, secondo me, tutti insieme, anziché litigare, se sia opportuno, no, mettere, ne mettiamo di meglio, benissimo, vengano queste cose, difendiamo le cose, benissimo, vengano anche queste, perché non sono le due linee, ma io non ho anche le linee. Ma riportiamo il contenuto al centro di un'attenzione non noiosa. Cioè facciamo capire che dentro qua, in qualunque supporto ci troviamo, sta qualche cosa che ci riguarda e ci riguarda da vicino. Questo non è molto chiaro ai nostri ragazzi. Questo è fondamentale, perché quindi una cosa contro le tecnologie, ma non è contro le tecnologie, è contro l'apprendimento che le tecnologie stanno suscitando nei ragazzi. C'è una generale superficialità, la disponibilità di troppa informazione porta alla disponibilità di nessuna informazione, paradossalmente. Noi dobbiamo ridare centralità a questi contenuti, se ci crediamo, con questo o con tutti i mezzi possibili immaginati. È un dovere, credo, di tutti noi, e credo che, parlo per dire della nostra generazione, noi con i nostri figli attualmente stiamo registrando una sconfitta clamorosa. È il fatto che le nuove generazioni sono molto distaccate dal concetto di cultura che ci sta a cuore, e non è un fatto generazionale generale. È il fatto che noi, professori, genitori, famiglie, tutto quello che volete, non siamo stati in grado di trasmettere questo amore, forse perché ci siamo persi in un dibattito un po' vaghi e leggeri. Questi valori che dobbiamo sapere recuperare. La persona che ha parlato si chiama Andrea Kerbacher. Voglio sempre avere due copie del libro, una da tenere bella e una da leggere. Quindi, avendo il digitale, magari gratuito, risparmio di acquistare. Sì, invece ci sono dei commenti. Il libro è molto utilitaristico, no? Scherzavo comunque. Volevo chiedere a... All'inizio, in occasione, sezione del volume, pretext, i libri per sempre. Non faccio la lezione del libro. Però ho la sensazione che dire che la tecnologia è agnostica rispetto ai contenuti non sia forse del tutto corretto. È un cambiamento di design, così io credo sia corretto chiamarlo, dei modelli di organizzazione della conoscenza. Rispetto alle soluzioni tutto sommato dal volume alla vita, alla povertà, che sono state per molti secoli il modello di organizzazione del sapere e anche di apprendimento del sapere, un modello assolutamente lineare, che consentiva anche dei transiti non lineari, ma era fondamentalmente lineare, con la struttura delle tecnologie attuali che hanno un design differente, è più clamorosa, in qualche modo non è solo, abbiamo l'opportunità di approcciare la conoscenza, come qualcuno ha detto, utilizzando non soltanto diciamo l'ipertestualità, ma anche la multimedialità e l'interattività. Questo tipo di percorso,
io personalmente credo che non debba essere inteso come un percorso alternativo, come purtroppo qualcuno in maniera radicale, secondo me abbastanza sciocca, sostiene, ma è un percorso che si affianca a quello tradizionale, con dei vantaggi ma anche con dei svantaggi, nel senso che uno degli aspetti tipici del design di questo tipo di tecnologie è anche la loro caratteristica estrattiva. Cioè iPad, ad esempio, sappiamo che non è un oggetto che è stato fatto per legge, è un oggetto terminale che è stato fatto per rendere disponibili tutta una serie di servizi, tra i quali anche la lettura. L'utilizzo di altri servizi rispetto al tipo di concentrazione che tu hai quando hai un libro di carta è inevitabilmente una funzione estrattiva, cosa che ha in certi versi degli aspetti positivi, perché ci dà la possibilità di accedere ad altre tipologie di conoscenze, precisamente diciamo quando abbiamo fatto la tesi noi avevamo una serie di difficoltà, ma non è soltanto un problema di accesso alle informazioni, ma è anche, soprattutto io credo, un problema di organizzazione di informazioni. Quindi il problema del futuro dei libri, ma io dico sempre, la questione fondamentale non è il futuro dei libri, che sarà inevitabilmente e progressivamente sempre più digitale. La questione fondamentale sono i libri del futuro, ovvero che gli strumenti all'interno dei quali l'aggregazione attraverso appunto funzioni di identità, di contestualità e di affinità, funzioni diverse e complesse, renderanno i libri, se sarà giusto ancora chiamare così, comunque questi aggregati di strutture di conoscenza delle cose assai più complesse di quelle che sono i libri che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Quindi per me è un po' la scommessa è quella di tenere comunque in prospettiva in piedi la funzione del libro così come lo conosciamo, con una funzione finalizzata sostanzialmente all'apprendimento, alla concettualizzazione, cioè un percorso estremamente strutturato, rispetto viceversa ad altri modelli di acquisizione di conoscenza che sono molto più caratterizzati dalla navigazione superficiale, quindi hanno degli aspetti di vantaggio per una serie di loro caratteristiche, ma hanno anche dei rischi come quello di restare poi sempre troppo in superficie che sono anche pericolosi, per cui io credo personalmente all'opinione come ho scritto è che soltanto l'affiancamento di questi due modelli di acquisizione delle conoscenze, che molto spesso si scambia l'acquisizione di informazioni con l'acquisizione delle conoscenze, cioè, no? La somma algebrica di informazioni non è per sé conoscenze, il libro di fatto o la funzione docente nella storia ha sostanzialmente svolto esattamente questo tipo di funzione, cioè quella di far diventare le informazioni organizzate con progetti di idee una conoscenza. Quindi di conseguenza questo secondo me è il ruolo chiave del libro che non verrà mai. Grazie. Della cultura, della lettura, del sapere, eccetera, eccetera, è un tema però che deve, è in mano all'uomo, che l'uomo decide, quindi è un'altra cosa. Il mio concetto era non permettiamo che gli ingegneri che inventano le tecnologie prendano anche il sopravvento sull'organizzazione del sapere. Sempre per questa evoluzione darwinistica del lettore, oltre che del libro, io per mestiere, leggendo moltissimo, leggo, continuo a leggere libri in carta, leggo sull'e-reader e leggo anche sulla solitaria. Mi sono accorto di una cosa, avendo io una memoria visiva della lettura piuttosto significativa, per cui ricordo ancora oggi i libri letti quando avevo 16 anni, mi sono accorto che invece la lettura fatta sull'e-reader, a cui mi arrivo a ricevere che dopo aver letto un libro sull'e-reader, faccio quasi fatica a tornare alla carta, cioè continuerei a leggere sull'e-reader, dopo che torno alla carta faccio fatica. Quindi è una cosa, mi accorgo che mi rimane meno impresso nella mente quello che ho letto. Ma credo sia semplicemente per il fatto che io ho la mia mente è nata e si è evoluta in maniera
non digitale, ma con metodi. Probabilmente i nostri figli, i nostri nipoti e i nostri pronipoti mi lasceranno con un'altra capacità di assimilare e quindi questo problema, per questo c'è una prova di minimo, sarà superato adesso. Sì, volevo appunto cedere la parola a sì. Nel potere di cercare di vincolare oppure da sognare con carità femminile. Thank you.
No, no, io per quello sono vestita. Allora, in realtà mi sono vestita leggera, adolescenza, 14:50. Andiamo avanti a fare le belle tartine. Infatti non voglio usare più. Monte Penelope, euro 13:50. Fattori come la prima di Cerchio, sono delle cose, 34, giù, anche un bravo,